Fantasia, fiori, piante e addobbi. La musica dei fiori per tutte le occasioni. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet. Fantasia, a Teramo, via Duca d'Aosta 18. Lucci Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori, di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Lucci Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Lucci Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. Gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il Gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. Magic.
al giovedì, sempre in compagnia del nostro chef e del titolare di... Vediamo la scheda. Ciao a tutti, sono Nico, il cuoco della Briganteria. Lavoro qui da quando questo locale è aperto. Diciamo che le mie esperienze sono varie tra altri locali di pesce, pizzerie, eccetera. Poi sono arrivato qui alla Briganteria, dove abbiamo cominciato a, diciamo, a sviluppare la cucina con la birra. Essendo una birreria con vari tipi di birre da tutto il mondo, abbiamo cominciato a proporre questi piatti cotti con la birra. La nostra cucina è divisa in due parti, ci sta la zona dei panini, dove facciamo dai panini più semplici con prosciutto crudo e mozzarella, gli hamburger, a quelli più elaborati, ci sono con sapori più forti, il panino molto piccante, panini con la cipolla, eccetera. Poi c'è la zona della cucina, dove proponiamo dei taglieri con salumi tipici abruzzesi, e poi la zona delle carni, abbiamo vari tipi di carne, da quelle cotte semplicemente alla griglia, oppure quelle cucinate con la birra, dalla cottura al forno, la cottura in padella, oppure marinate con la birra e poi cotte alla griglia. Vi saluto, vi aspettiamo tutti qui alla Briganteria, tutte le sere, veniteci a fare compagnia, noi vi aspettiamo. Buongiorno Gianluca. Buongiorno a voi. Buongiorno Nico. Buongiorno. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, siamo a giovedì, un po' stanchini, la cucina. Sono dimagrito a forza di... Io invece ingrasso, vedi, è sempre così, si finisce sempre così. Ma ridono dietro le quinte. Che io sono abituata, invece voi chiaramente, io vedo delle scenette, ma ormai... Allora, Nico, allora, che prepariamo oggi? Oggi torniamo a cucinare carne. Ah, beh... Però cambiamo dal manzo, oggi cuciniamo la costata di maiale speziata, che prima verrà marinata con varie spezie, il limone e la birra, e poi sarà fatta alla griglia, sì, con le nostre spezie, curry, paprika dolce, rosmarino e pepe. Di spezie oggi? Sì, oggi questo è un tipo di carne diversa, perché è prettamente composta da ossa, ossicine, quindi è la carne che è proprio attaccata alle ossa dell'animale. Ho capito. Diciamo che è un po' complicata da mangiare, perché prettamente si deve mangiare con le mani, quindi le signore non tanto la gradiscono. Beh, perché guarda, deve essere... dopo i panini di ieri che ci siamo divorati senza ritegno e senza alcun tipo di classe... Siamo pronti a tutto. Di solito la ordinano quando lasciano i mariti a casa. Per non farsi vedere. È classico. Vabbè, se la gustano. Vedi quanti problemi ci dobbiamo fare noi donne, anche su come mangiare, ma io non lo so. Va bene, allora, il piatto di oggi quindi è una costata di maiale speziata. Ingrediente dosi per due persone. Sono necessari 800 g di costata di maiale intera, 200 ml di salsa piccante, paprika, curry, un limone, sale, pepe e rosmarino. E ci siamo. Allora Nico, allora, come prima cosa partiamo. Dobbiamo partire col marinare il nostro pezzo di carne. Bene. Andiamo a tagliare il limone. Sì. Spremiamo direttamente sulla carne. Il limone. Poi ci andiamo ad aggiungere dei chiodi di garofano. Poi prendiamo una mezza cipolla. Ecco qua. Mettiamo anche la cipolla, un paio di foglie di alloro. Ah, vedi. Del rosmarino. Rosmarino del set aromica, vado sempre a ricordarvelo.
disponibile da Quartiglia per tutti gli chef. Ecco qui, come vedete, oggi andiamo ad utilizzare diversi prodotti di questo set, che è un grande marchio. Eh sì, vanta diverse varietà. Poi ci aggiungiamo del sale grosso e infine la nostra birra. Quindi ecco, una marinatura particolare, perché poi arriva la birra a dare quel sapore, ad ammorbidire la carne. Questa settimana mi sta piacendo molto perché stiamo scoprendo come abbinare la birra a dei piatti in maniera diversa, no? L'abbiamo certo. Già visto questa settimana, abbiamo proprio abbinato il maiale, la birra. Si sposa proprio in modo divino. Beh sì. Poi chiaramente Gianluca mi dirai che birra invece accompagnare, insomma, questo piatto. Spiegheremo piano. Quella con cui stiamo usando per marinarla. Sì. Più andremo a vedere quella che consigliamo, che questa volta li abbiniamo, sono quasi la stessa birra. Adesso mi hai messo curiosità, dimmelo. Aspetteremo ancora qualche minuto. Va bene, aspettiamo, allora, aspettiamo. La marinatura la mettiamo in frigo, aspettiamo uno 20-30 minuti che finisca. Mettiamo in frigo, prego, andiamo. Ecco qui, il nostro frigo è un po' piano, dici che regge così? Sì, regge. Ok. La possiamo fare. Perfetto. Nel frattempo dovremmo preparare quello che il... No, nel frattempo ci facciamo un break pubblicitario e restiamo qui però. Ok, a dopo. The Urio Kitchens. Luce Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Luce Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Luce Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. It's magic.
se tu la fai portare. Torniamo con le mie ballerine. È primavera, quindi mi sto adeguando ai colori. Cercherò di essere meno dark del solito, ma non faccio promesse che non posso mantenere. Siamo sempre all'interno della nostra cucina, alle prese con una carne marinata con birra, perché chiaramente questa settimana il tema fondamentale è la birra, avendo con noi il titolare, lo chef di una birreria, quale è la nostra Briganteria di Pescara. Certo. A questo punto Nico deve recuperare la costata, la che costata fatto marinare. Eccoci qua. Bella marinatura. Ricordiamo come abbiamo fatto questa marinatura. Allora, abbiamo marinato la nostra costata mettendo della cipolla, sì, del rosmarino, chiodi di garofani, sale, pepe e la nostra birra scura. Poi l'abbiamo fatta riposare in frigo ed ora andiamo a condirla per metterla sulla griglia. Sulla griglia, bene. Quindi. Quante grigliate abbiamo fatto questa settimana all'Iper, eh? Perché siamo capaci anche di questo, anche di fare delle grigliate, proprio qui all'Iper di Città Sant'Angelo Pescara Nord. E quindi ve lo ricordo, amici, venite a trovarci, ci trovate vicino al Banco Salumi, Banco Ortofrutta e Corsia dei Cereali. Allora, per il condimento iniziale, sì, andiamo a preparare in ugual misura la paprika, sempre del setta aromica. La paprika. Ecco qua. Poi curry. Curry. Mamma mia, oggi che gioco di spezie. Che colori. Eh sì, anche. Mescoliamo le due spezie e andiamo a condire, ecco qua, la nostra spuntatura di maiale. Aspetta che cerco di fare un po' di ordine. Allora, mettiamo i tappi giusti. Questo va su questo? Sì. No. Ho sbagliato tanto. Vabbè, poi faremo il cambio. Allora, dicevamo? Allora, quindi, per il primo condimento mettiamo ancora un po' di succo di limone, poi saliamo abbondantemente da entrambi i lati, poi prendiamo la nostra paprika e il curry, andiamo a cospargere su tutta la costata. Sento che questa ricetta sarà copiatissima perché è davvero originale. E a casa devo dire che siete molto ricettivi quando si tratta di fare variazioni su piatti così soliti, no? Come sì, può essere poi un, facciamo una tutto carne in entrambi i lati. Sì. Prendiamo la nostra costata sulla griglia e la mettiamo, eccola, sulla nostra griglia calda. Poi dobbiamo preparare la salsa piccante che andremo a spennellare dopo, verso fine cottura della nostra spuntatura. Ah, quindi oggi stiamo sul piccante. Che la salsa piccante, ingredienti, abbiamo la pasta di pomodoro, un po' sì, di cipolla e del peperoncino fresco. Bene. Poi come contorno andremo a fare delle patate, patate chips al fritte, tagliate sottili a rondelle, e le andremo a guarnire tutto il piatto. Bene, perfetto. E allora io ricordo ancora ingredienti e dosi per questa costata di maiale speziata. Per due persone sono necessari 800 g di costata di maiale intera, 200 ml di salsa piccante, paprika, curry, un limone, sale, pepe e rosmarino. Questa e quindi oggi sapori forti. Oggi è una puntata hot. Molto, molto hot. Molto hot. Però devo dire che è stata una settimana molto hot in tutti i sensi, nel senso che abbiamo parlato di birre forti, ecco, subito dalla regia mi fanno i riferimenti, che stai dicendo? Non sto dicendo niente di male, guarda che malefiche che sono. No, abbiamo sapori intensi anche perché è un locale prettamente serale, quindi è normale che abbia dei sapori un po' più strutturati. Poi tu mi hai detto, no, che il tuo locale i colori prevalenti delle mura sono rosso e nero, no? Sì, quello sì. Siamo sui toni abbiamo caldi, anche una stampa dell'unico artista napoletano che ha documentato il brigantaggio in tecnica di acqueforte, incisioni. Le abbiamo messe un po' insieme, quindi ecco, ricordiamolo Gianluca, perché abbiamo parlato all'inizio settimana di questo aspetto molto bello della tua birreria, che tu appunto sei andato un po' a ripescare quei piatti che facevano da padroni in quel periodo, cioè il periodo del brigantaggio, mi pare di aver capito. Sì, abbiamo fatto un po' il percorso delle regioni che interessavano i briganti, perché i piatti di quel periodo ne erano un po' refurtive
che loro tiravano fra agnelli, verdure, tutto quello che riuscivano fondamentalmente ad arrangiare, perché loro mangiavano anche nelle grotte sulle nostre montagne. Mm-hmm. Infatti c'è la tavola dei briganti che è qui sulla Maiella, che noi abbiamo riprodotto in un bassorilievo sul locale appena si entra. Attenzione. A dimostrare proprio che comunque c'è sempre una ricerca e un abbinamento storico a tutto quello che abbiamo creato, perché siamo fieri di essere abruzzesi, no? Sempre, sempre e comunque, ci mancherebbe. Beh, è anche bello quindi capire che in questa birreria c'è anche una storia. Storia, c'è cultura, non è un locale fatto a caso, buttato lì perché due persone avevano gran voglia di prendere. Di mettersi a fare un'attività. Assolutamente, c'è stata una ricerca. È un'attività alla quale hai pensato molto, l'hai ragionata, l'hai pensata e l'hai creata. C'è tanta passione. Benissimo, allora Nico. Allora noi ora dovremmo cominciare a preparare la salsa. Cominciamo. Piccante. Quindi prendiamo la nostra mezza cipolla. Sì. E poi olio. Poi prendiamo i nostri peperoncini freschi. E poi ricordiamo a casa che i peperoncini sono un po' facoltativi, quanti mettono. Sì, ecco. Per esempio, andiamo a me basterebbe metà di questo per morire. Proprio senza problemi. Beh, questo piatto è nato per avere un gusto forte. Sì. Per chi piace. È un piatto da duri. Sì, oddio. Ci si beve tanta buona birra. Ecco. Che godurioso. Si dice sempre, Gianluca, forse tu me lo potrai confermare, che ai ristoranti si mangia sempre molto salato, molto saporito, perché il fine del gestore è quello di vendere e poi da bere, no? Forse questa è una cosa che si applica anche in maniera inconscia, però si fa. È un modo di dire, alla fine non è mai così. Non è così, vabbè. Assolutamente. Anche perché chi viene da te viene proprio per la birra. Se c'è l'eccesso in tutto, alla fine quel piatto non viene più preso, quindi... No, certo. Ma poi possiamo anche dire che nel tuo caso la birra è cercata, abbiamo detto hai tantissime tipi. Birre, veramente da tutta Europa, anche qualcosina dall'America. Selezionata per tutti i gusti, per anche analcoliche, alla frutta, al cioccolato, invecchiati in botti di rum e di whisky. Abbiamo veramente tante di quelle specialità fantastiche. Hai perso il conto? Perso il conto, anzi, me ne è già venuta voglia di berne qualcuna. Beh, questa settimana ci hai appassionato a questo tipo di bevanda e devo dire che la birra in effetti sta molto bene con questi piatti. Sì. Stiamo continuando la cottura della spuntatura. Sì. Il maiale, quindi. Oddio, intanto qua cosa è successo? Qui siamo andati a mettere la salsa di pomodoro nel soffritto che abbiamo fatto. Facciamo vedere bene a casa. Con olio, cipolla e peperoncino. Ho messo la salsa di pomodoro, ho aggiunto un po' di sale e ora aspettiamo che si riscalda un po'. Eh sì, sento il classico profumo piccante di quelle salsine, no? Che si abbinano poi alle poi patatine. Per abbinarla abbiamo anche preso della salsa barbecue. Ecco. Che andiamo ad abbinare poi a piatto finito, e sempre a piatto finito dovrò aggiungere le patate. Che faremo chips, cioè nel senso fritte. Sottili fritte. Ecco, perfetto. Andiamo a tagliare. Anche queste le lasciamo con la buccia. Sì. Diciamo anche le patate al forno che faccio sempre pure con sempre la buccia. Sempre con la buccia le fai? Sì. È un po' il tuo tocco distintivo, Nico. Sì. Molti che vengono a lavorare da me sono contenti perché dicono allora non le dobbiamo sbucciare. Vero, risparmiamo. È una delle cose più antipatiche in cucina, penso sia proprio quella di sbucciare le patate. Sì. Ok, abbondante olio, magari alziamo un po' la fiamma. Benissimo. E allora a questo punto lasciamo questo piatto super piccante e addolciamoci con i dolci di pasticciato. Siamo tornati
tornate nella zona industriale di Bashan per riscoprire insieme a voi come la Genis realizza questa volta le uova di Pasqua. E allora entriamo e vediamo insieme tutto il processo di produzione. Eccoci qui, buongiorno dottor Danilo Spiritizio. Grazie mille, dottore, grazie. Ci mancherebbe. Allora, finalmente siamo arrivati a Pasqua. Eravamo rimasti con Genis, che ci saremmo rivisti proprio per vedere come fare le uova, e quindi adesso scopriamo in che modo si realizza. Sì, è bello per i bambini. Oggi facciamo funzione cioccolato fondente, come potete vedere è un uovo da 600 grammi. Questa macchina gira e ruota su se stesso con delle calamite. È importante sapere come arriva il cioccolato, partiamo da qui almeno. Esatto. Sì. Qual è insomma il prodotto dal quale si parte? Il prodotto noi arriva in questo modo, sono delle scagliette di cioccolato, prodotti semilavorato, quindi non destinato alla vendita diretta, a un processo di scioglimento. Come potete vedere questa vasca è una vasca dove contiene cioccolato al latte, si scioglie, chiamiamo fase di concaggio, in termine un po' tecnico. È chiaro che noi non è che prendiamo la fava di cacao, la cuciniamo, la compriamo, perché ci sono delle aziende che lavorano per noi, sono i nostri partner, che selezionano delle fave di cacao pregiate. Dovete sapere che il cacao viene coltivato nei paesi caldi, Venezuela, Brasile, Costa d'Avorio, Messico. Per quantità e qualità la fava di cacao la migliore è la Costa d'Avorio, noi riteniamo che sia la migliore. Quindi ci sono delle aziende partner che lavorano per noi, ci fanno questo prodotto semilavorato e noi lo lavoriamo. Processo produttivo viene messo in questa macchina, viene sciolta e a sua volta passa su quest'altra macchina attraverso una pompa e la ragazza dosa il cioccolato secondo lo stampo che gli arriva. Quindi va a riempire le due parti? Una parte sola. Una parte. E poi lo mettiamo in questa simpatica macchina che io uso chiamare giostra. La sua forma simpatica che gira. Perché chiaramente distribuisce il cioccolato. Distribuisce il cioccolato, basta qualche minuto che il cioccolato si comincia ad asciugare. E qui entra in gioco la fase più interessante per i bambini, come si mette la sorpresa all'interno di un uovo. Ecco, come si mette la sorpresa? Non è molto difficile, dopo potete vedere la forma che ha preso lo stampo e il cioccolato, che cosa succede? Che la ragazza apre lo stampo e va a inserire semplicemente sorpresa all'interno. All'interno, chiude lo stampo, come avete visto la ragazza mette lo stampo nel tunnel, mezz'ora di cammino a una temperatura di 5-6 gradi, il cioccolato si stacca dallo stampo. Questo è il risultato finale? Sì. Può accadere nel processo produttivo che qualche uova si rompa. Cosa succede? Mica le buttiamo. Può tornare allo stato fuso più volte, perché il cioccolato non si cucina ma si scioglie a bagnomaria. Questo è molto importante saperlo. È importante anche sapere i grassi del cioccolato. Dovete sapere che ci sono grassi vegetali, grassi naturali e grassi animali. Il cioccolato surrogato, che si sente a volte in giro, cioccolato surrogato, è un cioccolato con grassi vegetali, con olio di cocco, olio di palma. Un cioccolato finissimo è un cioccolato con burro di cacao naturale, quindi della fava di cacao si esprime la polvere di cacao e la parte grassa, che noi chiamiamo burro di cacao, che a volte ci mettiamo anche nelle labbra quando le labbra sono screpolate. È famoso burro di cacao, è pregiato. Quindi questo è importante, leggere l'etichetta, perché trovare un grasso vegetale non significa che sia un prodotto di cattiva qualità, però comunque un prodotto meno pregiato. Quanto pesa questo uovo? Questo è uno dei uovi più grandi che facciamo, 12 kg. 12 kg? 12 kg, sì. Impegnativo. Molto impegnativo. Diciamo sono uova più destinate alla lotteria. Quindi di solito che sorpresa c'è all'interno? Ma possono starci videogiochi, macchinette fotografiche, orologi. Qualche ragazzo ci mette anche dei telefonini per la propria fidanzata. Regali moderni, anche a seconda delle esigenze. Sì. Abbiamo messo di tutto, mi mantengo. Ecco, come stiamo vedendo, adesso si è passati alla fase della decorazione dell'uovo. Esatto. La ragazza sta decorando un cioccolato al latte, guardiamo sembra il gusto colore marrone chiaro. Come ho detto prima, si possono fare anche delle decorazioni personalizzate. La ragazza sta pennellando con dei colori alimentari. Il rosso si fa con la carota. Quindi si usano proprio dei colori naturali, giustamente, esatto. Perché devono essere commestibili. Esatto. E per questo verde acqua da dove viene?
verde acqua, cetriolo. La cetriolo? Sì. Ah, questa è anche una bella colori curiosità. Naturali. Quindi ogni colore comunque ha un'origine naturale. Esatto. Possiamo fare anche delle campane, come potete vedere. Ecco, qui stiamo vedendo proprio un esempio di dovete sapere anche che il cioccolato è importante, questa conoscenza, che il cioccolato al latte è quello più consumato. Il 90% della nostra produzione è cioccolato al latte. Anche se si dice che andrebbe meglio quello fondente, perché no? C'è più presenza di cacao, e quello fondente però lo mangiano paradossalmente solo gli adulti, certo. I bambini sono più golosi per il cioccolato al latte. Adesso andiamo nella fase di confezionamento. Questo è interessante perché è una macchina semi-automatica. Questa macchina incarta un uovo fino al chilo. Dopo il chilo le uova vengono incartate a mano. A mano. Perché la richiesta è inferiore e non c'è bisogno, diciamo, per la nostra... di usare le macchine. Esatto. Di fronte ora a un prodotto particolare dedicato ai tifosi. E Danilo, chiaramente senza dichiarare le nostre fedi calcistiche, sì, facciamo non dico vedere quelle che vendo di più. Ecco, ecco, magari no. Qui abbiamo. Siamo una... molto neutrali. Certo. Esatto, una scarpetta juventina. Sì, una scarpetta professionale da calcio, quindi con i tacchetti. Sì, cioccolato al latte, sempre cioccolato al latte. Queste le realizzate tutte in cioccolato al latte o magari c'è anche la scelta fondente? Diciamo che qui il cioccolato passa in secondo luogo. Ah, certo, perché vedo più la scatoletta. Ovviamente. Sì. E lo facciamo sulle scarpette, ma anche i palloni. Ecco, i palloni che sono molto molto belli. Vado a prenderne uno per mostrarlo. Eccolo qui. E qui sì. La sorpresa dentro cos'è? Un pallone? Un palloncino, sì. Sì. Molto carino. Sì, sì. Chiaramente anche di questo ci sono le tre fedi calcistiche più, sì, le più importanti. Più famose. Qui vediamo una vasta scelta di cioccolatini. Sì. In cosa si differenziano l'uno dall'altro? Sì, sono cioccolatini al latte, ognuno cambia il gusto. Questo qui è una campanina con cioccolato guscio latte e ripieno con cioccolato crema bianca latte. Questo qui è un cioccolatino gianduia, guscio fondente e all'interno crema gianduia. Ogni forma ha il suo gusto. Ha il suo gusto. E poi qui? Questo cosa è qui? Un cioccolatino a pallina con dei cereali dentro. Ah. E il colore giallo sta per gusto limone. Quindi è un guscio latte all'interno crema di limone. Crema di limone. E in questo rosso cosa c'è? Questo è un cioccolatino con guscio fondente con crema di nocciola. Cioccolatini che chiaramente vanno sempre a ruba. Sempre, sì. Di qua ci sono altri tipi. Sì. Questo molto colorato. Questo com'è è un cioccolatino fatto? Sempre con i cereali, con crema di latte. Molto buono anche questo. Questo è uno dei prodotti che vediamo di più. Beh, anche perché devo dire che l'incarto è. Sì, sono simpatici. È particolare. E poi qui cosa abbiamo? Questo è un cioccolatino con un gusto all'interno di fragola. Quindi è quasi un prodottino come nuovo, una gomma da masticare cioccolatosa. Beh, ci sbizzarriamo su questo perché è sempre bello che c'è un gusto nuovo. Bene, dalla Genis è tutto. Noi chiaramente vi rinnoviamo l'invito qui allo spaccio aziendale di Basciano per scoprire tutte le proposte di questa azienda. Ringrazio il dottor Danilo Spiticchio per Grazie. La sua disponibilità. Che Grazie. Dire? Vi aspetto. Lasciamo i dolci e torniamo a questo piatto piccantissimo del giorno che è una, adesso mi vengono le parole, costata di maiale speziata, ecco ci siamo, benissimo. Per due persone sono necessari 800 g di costata di maiale intera, 200 ml di salsa piccante, paprika, curry, un limone, sale, pepe e rosmarino. Nico, allora, facciamo il punto della situazione. La situazione, ci sta la costata di maiale che sta finendo di cuocere. Sì. Prima di finire cottura ci andiamo ad aggiungere la salsa piccante che abbiamo preparato prima, diamo una spennellata superiore e la facciamo
ancora rosolare. Bene. E stanno cuocendo le patate chips che abbiamo tagliato prima. Bene. Per farle da contorno. Poi qui abbiamo anche la salsa barbecue che renderà il tutto ancora più saporito. Dobbiamo stare attenti anche a quelli che sono i clienti un po' inglesi e americani, perché ne vengono anche tanti nei locali. Ecco, te lo volevo chiedere, quanti ce ne sono? Ce ne sono, tanto è vero che abbiamo anche dei menù prettamente in inglese. Mi sembra giusto. Vengono tante famiglie perché ritrovano comunque un ambiente tranquillo, sereno e con il giusto rapporto qualità-prezzo. Ecco, anche è importante. Questo è importante, lo dobbiamo dire. Oltre agli italiani, i turisti fanno molto molta attenzione a questa cosa. Sì, sì, anche perché fanno un turismo molto diverso dal nostro. Soprattutto, sì, sì. Noi siamo quelli che magari per lo più almeno viaggiano a 4 stelle, a 3 stelle, mentre loro sono quelli che magari sono più sportivi, che magari vanno in giro anche con i camper, fanno campeggio. C'è proprio un'idea del turismo diversa, no? Sono molto attenti comunque a quello che spendono. Sì. Quindi loro veramente leggono tantissimo, si informano all'esterno del locale o comunque nelle guide che trovano. Non vanno a zonzo a caso. No, non lasciano niente a caso, sono precisi. E non hanno nessun problema a uscire da un locale se vedono che costano troppo. Ecco, soprattutto, non si fanno problemi. Però se restano nel tuo vuol dire che... Ma quello sì. Qualità e prezzo. Fortunatamente non è mai successo, anzi. Meno male. Allora... Io passo a spennellare... Spennelliamo, mi piace. La salsa piccante. Nico, ricordiamo anche come è stata fatta questa salsa piccante. La piccante è stata fatta con un soffritto di cipolla, l'aggiunta di peperoncino fresco, poi passata di pomodoro e aggiunta di sale. Bene. E ricordiamo anche che la nostra costata è stata... È stata marinata in precedenza. E cioè, poi l'abbiamo anche così impanata, se si può dire, sì, con curry e paprika. Sì, è stata speziata con un misto di curry e paprika. Una volta passata la nostra. Bene, oggi abbiamo fatto la felicità di tutte le persone che amano il piccante. Bello, sì. Che in effetti all'Abruzzo che cucina non abbiamo trattato in maniera così. Poche volte ne abbiamo parlato. Allora, il tempo vuoi che... passare? Vuoi alzare? No, va bene così. Okay. E poi possiamo cominciare a... Io intanto prendo il piatto, sì, che a questo punto ci siamo. Beh, Gianluca, direi che a questo punto puoi svelarmi qual è la birra da accostare, allora, no? Intanto svelo la birra che abbiamo usato per marinarla, ecco, che è una belga doppio malto, una bella struttura alcolica, visto per tenere il passo del peperoncino, di fermentata in bottiglia, e l'abbiniamo con una birra tedesca, una bella Weiss scura. Ah, che abbiamo già nominato. Abbiamo la già nominato scura, nella eh? Prima puntata, ecco, con cui abbiamo cucinato al primo piatto. Bene. Che è una birra comunque bella non filtrata, bella satura, che si accompagna col maiale in modo fantastico. E se ne può bere un bicchiere in più perché non è molto molto alcolica. Ragazzi, alcolica contenuta. Molto contenuta. Ecco, ricordiamo, per chi si fosse perso la puntata di lunedì, dove abbiamo preparato uno spezzatino con la birra Weiss, che non c'è un problema, la potete recuperare andando sul sito di www.tv6.it nella sezione programmi L'Abruzzo che cucina tutte le puntate, e quindi avrete modo anche di recuperare quella che riguarda Gianluca e Nico. Allora, andiamo a cacciare le patate dall'olio. Ecco, le patate sono pronte. Come vedete, Nico le ha cotte con la buccia. Abbiamo anche scoperto uno che cuociono prima, due che sono più saporite, tre che fanno la felicità di tutti quelli che lavorano con Nico, perché non devono più sbucciare le patate. E quindi una soluzione. Abbiamo accontentato tutti. E anche questa sarà molto copiata adesso. Allora. Mi dispiace che non la puoi assaggiare questa costata. Anche a me dispiace. Purtroppo il piccante così mi dà qualche problema, però mi rendo conto che deve essere molto buona. È molto invitante. Molto. Allora. Ecco, intanto vedete le immagini dell'Iper, tantissima gente che ci guarda oggi, e chiaramente questa grigliata attira la sua attenzione. Il peperoncino a fare da richiamo. Così per ricordare. Certo. Che per è segnalare abbastanza anche l'importanza del piatto. Se qualcuno non se ne fosse ancora accorto. Se qualcuno ancora non avesse capito che oggi abbiamo creato una bomba. Bene. Posizionare le nostre accostiamo patate. Le patate. Chips.
Facciamo... ragazzi, la brigantieria non si scherza, La spruzzatina di pepe, che a questo piatto non l'avevamo ancora messo. Tanto, scusa, voglio anche ricordare il club sandwich che abbiamo fatto ieri, Quello ti è piaciuto particolarmente. Ma tantissimo, tantissimo. Bella salsa barbecue d'accompagnamento. E poi? Mettiamo la ciotolina di salsa barbecue. Un filo d'olio. Quindi dell'aceto balsamico. E il piatto è pronto. Imponente, sì. Non mi vengono altri termini, è proprio imponente, invitante, anche se non per tutti, così cerco di farlo vedere meglio. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta anche oggi, una ricetta tutta da copiare e da imitare per chi ama i gusti forti, ma anche per chi magari vuole provare un gusto nuovo. Certo. Saremo qui domani per l'ultimo giorno, ahimè, in compagnia di Gianluca e di Nico della Brigantieria di Pescara. Buon appetito a tutti dall'Abruzzo che cucina. Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. Magic. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Lucci Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori, di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Lucci Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Lucci Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. The Uriu Kitchens. Immergiti nella natura. Vieni a scoprire i vivai montini. Oltre 50.000 metri quadri di vivaio, produzione e vendita di qualsiasi pianta tu desideri. Inoltre, la possibilità di avere il giardino che hai sempre sognato. Progettiamo e realizziamo direttamente giardini grazie al nostro personale altamente preparato con più di 25 anni di esperienza. Vivai Montini. Idee verdi.